distanza di 5 mesi Salento Web TV torna sui siti che aveva visitato, siti di scariche o discariche abusive che in realtà non sono mai state completamente dismesse. Qui siamo nell'area dell'inceneritore ex Saspi, dove anni fa veniva bruciato tutto il materiale prodotto, tutti i rifiuti prodotti a Lecce. Come potrete vedere, la situazione ad oggi nel 2008 non è delle migliori. Alle mie spalle delle collinette che non sono per niente naturali. Si tratta di cenere da rifiuti, nonché di materiale tal quale, come potrete vedere, ricoperto da uno strato argilloso. E da queste collinette, che nel punto massimo di altezza raggiungono anche 10 metri, si può dominare la tangenziale e vedere non troppo lontano la città. Questo è il parco di San Nicola, all'ingresso della superstrada per Brindisi. Come potete vedere è perfettamente pulito, l'erba è tagliata, non c'è un solo rifiuto, non c'è una sola carta. Come sentirete nello straccio di intervista fatta al sindaco Paolo Perrone, quest'anno deve essere l'anno della realizzazione del grande parco cittadino promesso in campagna elettorale. Terza linea di intervento è una linea di carattere ambientale, quindi cercare di portare a termine il programma delle piste ciclabili in città e soprattutto dotare la città di un vero parco urbano. Abbiamo immaginato al parco del... Lo stavo per chiedere. Al parco del... Sì, se la regione dovesse finalmente sbloccare questa disponibilità a concedere la forestale, avremmo un parco già di per sé già pronto. Localizzato dove? E la forestale sulla viale della Libertà, ex Via del Mare, e non ha senso che la forestale abbia 2 ettari di vivaio al centro della città. Aveva senso quando è nato 60 anni fa, che era in periferia. Noi siamo disposti a offrire al corpo forestale in permuta dei terreni fuori dalla tangenziale, e lì vorremmo fare il parco dei bimbi. Ecco, la nostra proposta, rivolta trasversalmente a tutte le forze politiche, è quella di creare un parco cittadino di queste dimensioni in ogni quartiere della città. In questo sito, a distanza di 5 mesi, pare che nulla sia cambiato. Paraurti di automobili, qualche pneumatico, materiali di risulta di costruzioni edili. Siamo in via Vecchia Carmiano e di fronte a noi uno splendido bosco di proprietà privata. Ecco, chi ha depositato questi tubi, verosimilmente in amianto, ha avuto la premura di avvolgerli con della carta. Alle mie spalle un cimitero di pneumatici.
Questi sono coperchietti di pneumatici. 5 mesi fa non c'erano. Certo, i cittadini leccesi dovrebbero capire che senza la loro collaborazione le istituzioni non possono fare tutto. Iniziamo ad avvicinarsi anche come cittadini, anche come mentalità civica, a quelli che sono gli standard di tantissime altre città, dove esistono i parchi, dove il verde è fruibile, dove la raccolta viene fatta in maniera efficiente e dove soprattutto i cittadini collaborano con le istituzioni per vivere in un ambiente migliore.